Noi qua siamo al servizio delle immagini, cioè cerchiamo di non sovrastarle. Abbiamo costruito una colonna sonora musicata dal vivo, però molto responsabile nei confronti dell'immagine. Non è un sottofondo, non è un videoclip, questo è un film da rispettare al massimo. Noi anche nei momenti in cui suoniamo in piena, cioè con le chitarre distorte, il basso distorto, tutti che pestano e urlano, però questo è fatto al servizio del film, perché comunque è nato prima lui di noi e noi portiamo rispetto agli anziani e quindi è giusto fare questo. Il concerto è un'altra cosa, se suoni con delle immagini dietro sono dietro, sei tu che suoni le immagini sono il tuo servizio, ma questo per il luogo, per il festival, per il film, per tutto quanto merita di essere considerato in questo modo. Non è un nostro concerto, noi lo suoniamo dal vivo con molto piacere, ma c'è prima il film e poi ci siamo noi. Siamo sempre trovati a costruire musica, ma anche canzoni, che di solito è un modulo molto, molto stretto, no? E pensando alla loro, al lato immaginifico di queste musiche. Di solito nasce nelle nostre composizioni prima la musica, poi arrivano le parole, le melodie. Questo fa sì che ti abiti a pensare per immagini, quindi senza pensare agli accordi in senso stretto, senza discutere di maggiore, minore, eccedenti, eccetera, eccetera, ma semplicemente pensando all'evocazione che la musica ti lascia immaginare. E questo è importantissimo, perché per me la musica è un vero e proprio mezzo di trasporto, molto veloce, molto rapido, con due note sei in grado di trasportare chiunque, ovunque. Costruiamo musica pensando a questo, qual è lo scenario che ti si apre con questa musica. Allora abbinarla alle immagini poi direttamente è proprio veramente il passo immediato, no? Bello pensare di poter dare una vita musicale a film come questo, che sono importantissimi di per sé, ma che mancano della musica, non c'è più neanche il pianista che suona sotto improvvisando, eccetera, eccetera. Qua c'è una colonna sonora studiata, credo che è un esperimento che non finirà qua, nel senso che è molto piacevole per noi, ci sono tantissimi film che hanno voglia di musica e noi ci mettiamo di buona volontà al servizio di questo.